Gentlemen, Melanie Moore! Eccola Melanie Moore! Più bella che mai! Affascinante! Si mostri! Mostri le sue beltà! Melanie Moore! Attesa dal pubblico di Marchette! Sempre con più avidità aspettiamo che lei, io so che lei venendo qui la prima volta è andata bene, la seconda è andata ancora meglio, ma la terza lei ha avuto un blocco, io lo capisco. Lei parla di cose anche molto delicate che sfiorano il privato privatissimo. Ricordo per chi non avesse mai visto la trasmissione che Melanie Moore sta scrivendo un libro molto importante del suo rapporto personale con il mondo arabo. Ebbene, io vorrei che Melanie si sentisse a casa e quindi chiederei a Massimo Fusi di abbassare le luci innanzitutto per dare la possibilità a Melanie di sentirsi veramente come nel suo salottino. La prima domanda che ti pongo è in quale lingua si parla con un arabo in quei momenti? Prego Melanie. Giusto, in quei momenti e non solo, perché effettivamente io all'inizio proprio non parlavo, cioè non è che fossi muta, però proprio non parlavo l'inglese, sì. Non lo sapevo, sapevo il tedesco, sapevo l'italiano, l'inglese proprio niente, quindi noi, cioè sapevo solo yes or no, ho detto yes. Hai detto yes, sì. E lui, bene ha detto lui, yes e no lo sappiamo anche noi che non siamo arabi e conosciamo sì. Poco l'inglese. Però per tanto tempo, almeno per i 2 o 3 mesi che hanno seguito sì. Al nostro yes, sì. Ancora io non sapevo parlare l'inglese, quindi gesticolavo e lui penso che dubitasse della mia intelligenza. Ma lui diceva sempre yes anche lui o qualche volta ha detto no? Vediamo un po'. No, lo diceva yes. Lo diceva yes, yes. Eh? Sì. E quali